Bentrovati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, benvenuti in diretta su Milano News, sono le 12:33 minuti in questo istante, oggi nei nostri giri per la città di Milano, in realtà poi andremo anche fuori dai confini della società perché parliamo di un progetto su scala nazionale, di un progetto che per parlarne però bisogna andare dentro, perché bisogna essere non solo degli artisti dentro, ma anche essere proprio dentro le carceri, perché appunto è un progetto che parla con i detenuti, che cerca di dare una chance per esprimersi a chi è nelle nostre carceri, ma ne parliamo oggi qui con la nostra ospite, Sibylle von der Schulenburg, ce l'ho fatta, pensavo di essere Benissimo. riuscito a farcela, Sibylle Benissimo. von der Schulenburg, Benissimo. presidente dell'associazione Artisti Dentro Onlus. Buongiorno Sibylle, grazie mille di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Un nome più bello io non l'ho mai sentito per la vostra associazione, cioè secondo me è veramente geniale il vostro nome, perché appunto si è artisti dentro Sì, artisti e un po' dentro. tutti noi a volte lo siamo un po' artisti Sì, dentro. assolutamente. Questi artisti di cui parlate sono proprio dentro poi anche fisicamente, come si suol dire, no? Sono proprio carcerati fisicamente, sono ospiti di quella struttura che si chiama carcere, che è tanto negletta, che la società libera fa finta di non vedere e dimenticare in qualche modo, che nelle nostre mappe mentali non Non compare. compare mai, è vero, compaiono come mai altri luoghi di dolore, di paure, ma non compaiono mai effettivamente le carceri. Invece, insomma, Sibylle, tu li hai subito, diciamo, individuate e tu sei la scrittrice e hai voluto e hai trovato in realtà tanti colleghi che erano dentro queste carceri e hai detto perché non farli esprimere? Sì, io credo fortemente nella scrittura come terapia, un modo di esprimersi per diversi motivi. È stato anche dimostrato, il cervello nella scrittura lavora in modo diverso, insomma, a vari livelli. È stato dimostrato che la forza della scrittura a volte può essere anche salvifica. E quindi il passaggio a far lavorare anche questi detenuti è stato facile per me. La mia prima formazione è quella giuridica, quindi laurea in giurisprudenza, poi mi sono dedicata alla psicologia e la combinazione mi ha portato in carcere per forza, ecco. Inizialmente vi chiamavate solamente scrittori dentro, perché insomma a tuo punto e sei la scrittrice, quindi diciamo, Esatto. parlavi a chi aveva la tua stessa velleità artistica, ma poi invece si è capito subito che bisognava allargarsi alle arti, giusto? Sì, allora, il secondo progetto era rivolto ai cuochi. Era il 2015, quindi l'Expo, si è parlato tanto di cibo e volevo mandare questo messaggio un po' tra la gente del detenuto che cucina, perché nelle carceri italiane non è come in quelle americane, nei film che ci sono le mense Ok, seguite da una rissa magari. infatti No. con la detenuta russa che gestisce, no, come sappiamo, di una nota serie Netflix, no, non è No, così. non è così perché il detenuto mangia in cella, passa un carrello sul quale mi dicono vengano offerte delle cose poco appetitose, per cui si sono ingegnati. E l'amministrazione concede a ogni detenuto un fornelletto, ufficialmente per riscaldare le vivande che dal carrello alla fine arrivano fredde. Invece usano questo carrello per far da mangiare. Si procurano la materia prima attraverso i parenti durante le visite, oppure possono acquistarle a uno spaccio interno, oppure ancora glieli mandano, insomma, dei pacchi che arrivano. E lì nascono, sono nate delle ricette veramente interessanti. Dobbiamo immaginare che loro fanno da mangiare con attrezzature completamente diverse dalle nostre, quindi ovviamente niente coltelli, forbici, cose di questo genere. Infatti. Pentolame leggero, perché un pentolame d'acciaio è un'arma impropria, ovviamente. E si ingegnano a fare le grattugie, a fare coltelli, coperchi e dei forni. Fanno dei forni eccezionali, combinano, perché non sono in cella da soli, combinano i Quindi ognuno porta il suo fornelletti, ognuno pezzo. porta il suo pezzo, poi con dell'alluminio riescono a fare dei forni che funzionano perfettamente. Ci hanno mandato i disegni,
sono bellissimi. Quindi si ingegnano, tutta quest'arte mi sembrava sprecata, per cui l'abbiamo raccolta da tutta Italia attraverso le ricette con questo concorso che è Cuochi Dentro, il nostro presidente, lo chef Sadler, e queste ricette vengono poi valutate da una giuria, c'è un vincitore e tanti premi particolari, e i finalisti sono poi pubblicati nella nostra antologia finale. Sei riuscita anche a assaggiarle queste ricette? Qualcosa? Qualcosa mi è stato offerto. Abbiamo fatto un corso, praticamente l'incontro con lo chef a Porto Azzurro, e lì ci hanno fatto assaggiare quello che fanno loro in cella. Ci hanno portato un vassoio di pasticcini che fuori non li ho trovati, così erano veramente fatti con passione, hanno il tempo di farli anche, e quindi appunto quello, l'ingegno, il tempo porta ad avere, esatto, un mix perfetto, sì, per questa che è, sì, appunto l'arte culinaria. Poi diciamo appunto gli scrittori sono appunto parte integrante del vostro background anche, e poi vi siete allargati anche alla pittura adesso, no? E poi abbiamo un certo tipo di, esatto, no? Sì, no, ma lì c'è stato un salto logico. Ci siamo resi conto che nelle carceri c'è un'enorme popolazione non italofona, quindi gente che scrivere non può, per scrivere anche una ricetta deve chiedere aiuto, quindi il passaggio successivo era la pittura come linguaggio universale, quella che permette di esprimersi a chiunque, dal bambino all'anziano, insomma, da chi sa l'italiano, da chi sa scrivere, chi non sa scrivere. E come nel nostro principio, quindi noi vogliamo tirarle fuori le cose dal carcere più che metterle dentro come fanno altre associazioni con i corsi, volevamo tirare fuori questa pittura dalle carceri, l'unico sistema era la mail art. Quindi l'arte, vediamo bene cos'è la mail art, io non la conoscevo, ho scoperto questa cosa che è fantastica. La mail art è l'arte che viaggia su cartolina postale, mail, quindi da posta, arte. E noi come associazione forniamo le cartoline preindirizzate a una casa editrice a Padova che collabora con noi, dove sono veramente bravi a ricevere le cartoline, eventualmente salvarle se hanno preso un po' d'acqua, un po' d'umidità. Lì sono storici dell'arte, le cose le sanno fare. E sono le cartoline bianche però davanti. Sono bianche. Okay. Noi offriamo queste cartoline, i francobolli. Ok. E loro le spediscono, le decorano sul lato A. Ecco, stiamo vedendo alcune di queste opere. Esatto. E poi le decorano. Ed escono delle cose che sono veramente belle. A fine anno facciamo poi una mostra, che è la mostra Galeotta, in cui si possono vedere tutte le cartoline esibite. Tante volte non c'è spazio per tutte, quindi le facciamo girare un po'. Mostra Galeotta che quest'anno è in una location d'eccezione proprio. Mostra Galeotta che quest'anno facciamo a Matera, dove il comune ci ha dato una bella mano a trovare una location giusta, perché lì è difficile oggigiorno trovare una location, quest'anno è quasi impossibile, ma abbiamo avuto questo privilegio e la faremo lì a settembre. Tutto il lavoro che fate viene anche racchiuso in un bellissimo volume che ho qua in questo momento. È la nostra antologia, sì. Giusto? È la nostra antologia. Che abbiamo diviso tra gli scritti, sì, le cartoline, ci sono alcune cartoline appunto pubblicate di vari artisti e spesso vedo anche più di una, che quindi, sì, insomma, si fa prendere la mano e fanno benissimo, perché veramente sono delle opere veramente fantastiche, alcune che hanno a che fare, vedo, con la prigione, altre proprio che invece hanno a che fare con tutt'altro mondo, quindi insomma spazio completamente. E poi c'è anche la parte, ho visto, giustamente da buona forchetta che sono, ho visto anche la ci sono la le parte, ricette, la ricetta, no, la zuppa no, adesso però vediamo, ecco, c'è tantissime ricette, verdure primaverili, poi c'è appunto anche l'incontro con lo chef di cui mi parlavi, il tirami bignesù, sì, qui già solo il nome fa venire la colina di bocca e fa alzare il colesterolo, il tirami bignesù, che è qualcosa di stupendo.
Importante anche questo, nel senso che è un riconoscimento ma ancora una volta del grande lavoro che fanno poi appunto i vostri artisti. Sì, non solo le ricette per esempio ce le mandano, ma colgono l'occasione per parlarne tra di loro. Abbiamo ricevuto un messaggio per esempio da un carcere in cui in seguito alla creazione di ricette per partecipare al concorso si sono messi insieme, ognuno ha portato la sua ricetta e hanno fatto una bella riunione culinaria. Sono riusciti a creare un momento di socializzazione che è molto importante e non tanto scontato in carcere. Quindi è già qualcosa in più. Ne parlano e come ogni altro nostro progetto l'attendono. Attendono già quello dall'anno prossimo, attendono di sapere se sono almeno in finale, possono richiedere comunque un certificato di partecipazione e hanno qualche cosa da esibire, anche che è importante poter dimostrare che partecipano alla vita in qualche modo. Che investono proprio il loro tempo. Sì, sì, in creatività o nello studio, che partecipano comunque. Chi sono gli artisti che appunto aderiscono agli artisti dentro? Chi sono? Che tipo di giovani, più anziani, da tanto tempo in carcere oppure neoarrivati? Come? C'è di tutto, diciamo, noi riserviamo scrittori dentro la narrativa ai detenuti con sentenza definitiva, per il semplice motivo che una volta che abbiamo definito i finalisti ci vogliono 2-3 mesi a lavorare con l'editor. Se in questi 2-3 mesi vengono rilasciati, mi spiace per quelli che invece sono dentro e sono stati eliminati. Ahimè, credo che i tempi della giustizia in realtà vi darebbero il tempo che fosse di lavorare, ahimè. Purtroppo ahimè. È già successo il contrario, saranno capitati a noi. Meno male, almeno saranno capitati a noi. Qualche tempo è stato accelerato. E invece questo limite non c'è per le poesie o per il rap adesso. Infatti voglio andarmi buttato questa cosa del rap, cioè? C'è tanta voglia di rap in carcere, no? Viene dal carcere il rap in fondo e noi ce ne siamo resi conto perché nelle poesie abbiamo trovato il ritmo e i temi del rap. Dico, ma sono poesie che sanno tanto di rap, quindi stiamo provando anche questa strada del rap e secondo me promuovendola un po', soprattutto tra i giovani, potrebbe funzionare. In quanti siete a fare tutto questo? Insomma, è un lavoro molto grande, un lavoro fatto da tutti volontari, tutti, giusto? Tutti esclusivamente volontari. I giurati sono parecchi, sono sempre a disposizione. Tutto avviene via mail, salvo i pittori, che c'è una bella riunione di giurati, in genere intorno a un tavolo su cui c'è anche qualcosa da mangiare da bere, perché giustamente arte va bene, rubando alle ricette del libro, arte va bene. E quindi i volontari sono soprattutto i giurati. Volontaria ho una persona che è Giulia Salmini, che è con me lì in copertina, che adesso dirige il progetto Scrittori Dentro. E già mi ha tolto tantissimo lavoro. Vedremo se riuscirò a delegare anche qualcuno per Cuochi Dentro. Già ho chi trascrive tutte le ricette, chi fa tutti i file necessari, quindi gente intorno ce n'è. Però non è... c'è sempre lavoro per tanta gente. Sono tante iniziative che fate appunto all'interno delle carceri. Com'è lavorare all'interno delle carceri? Si riesce a fare le iniziative in che maniera? Allora, la nostra particolarità è appunto quella di lavorare via posta. Lavorare via posta significa non dover entrare nelle carceri. Abbiamo bisogno di volontari e abbiamo bisogno anche dell'aiuto degli educatori per la diffusione all'interno. E non è una cosa così semplice, perché spesso il bando che noi mandiamo si ferma in un braccio, per esempio, o si ferma su una scrivania.
I direttori sono sempre entusiasti dei nostri progetti, chiaramente andiamo ad offrire qualcosa senza chiedere dei permessi per entrare, senza prendere tempo alle guardie carcerarie, per esempio, che hanno già tanto lavoro per conto loro. Non abbiamo bisogno di spazi. Però ogni aiuto in più è benvenuto, quindi carceri che, in cui ancora non ci conoscono, e ce ne sono, cerchiamo sempre il modo di entrare, di farci sentire, di trasmettere il nostro bando, di trovare anche solo una persona. Come mai le carceri, Sibyl, personalmente tu? Nel senso che, insomma, mondo, appunto, diciamo, spesso noi facciamo finta di non vedere, facciamo finta di che non esista. Ma, come detto, è un luogo negletto. Quando uno si fa una mappa mentale di una città, no? Localizza dei punti fermi, localizza la stazione, se è arrivato con il treno, l'albergo dove sta o la casa dove abita, la scuola che frequenta, il bar preferito. Localizza anche l'ospedale, perché gli servirà. Se gli è capitato, localizza anche il cimitero, ma il carcere no. Il carcere nelle nostre mappe mentali non esiste, è lasciato fuori. È lasciato fuori per un'idea proprio che il carcere ci stanno i soggetti peggiori della nostra società. Bisogna tenerli lì e buttare via la chiave. Quindi nella mia città ideale non ci dovrebbe essere bisogno del carcere. Non dovrebbe esserci bisogno del carcere. Queste persone, però, perché sono persone dentro il carcere, cambiano come cambiamo noi. Noi cambiamo giornalmente. La vita è un cambiamento continuo e loro possono cambiare, devono cambiare, hanno il diritto di cambiare in meglio. Questo diritto gli è riconosciuto dalla Costituzione all'articolo 27. Quindi vanno rieducati, suona male, però bisogna in qualche modo aiutar loro a un recupero sociale, perché il 90%, forse anche il 95% di loro tornerà fuori nella società, tornerà a essere libero. E potrebbe essere poi un problema di tutti, non solo loro che non riescono più ad adattarsi, ma anche noi che siamo fuori. Quindi la recidiva è un discorso importante. C'è una recidiva nazionale del 75%, quando bollate una recidiva che mi sembra si attesti sul 17 o 19. C'è una bella differenza, quindi vuol dire che aiutarli, indicare loro una via in qualche modo, serve, ma serve la società tutta. Serve la società tutta. E dietro poi ci stanno tutti i discorsi, la pena come deve essere, se è proprio necessario che tutti siano in carcere, reclusi. Sempre di più vanno ai domiciliari, quindi sono già spese di meno per lo Stato, insomma, è un modo migliore per loro di vivere. Ma prendiamo le persone che non hanno una fissa dimora, non possono neanche godere dei domiciliari. Quindi anche piccoli reati finiscono, stanno il tempo stanno che lì, nel stanno carcere, lì. Dove se non c'è niente da fare. E lì mi dicono che il 50% guarda la televisione di giorno e non parlano se non discutere del colpo che fanno quando usciranno, ecco, cose di questo genere. Mentre le offerte formative ci sono in carcere. Alcuni carceri, secondo me, hanno un po' desistito perché non sono riusciti a stimolarli. E purtroppo la motivazione viene a cadere in carcere, nel detenuto. La motivazione, se viene a cadere la motivazione, subentrano le depressioni, aumentano i suicidi, eccetera. Quindi motivazione attraverso il concorso, noi cerchiamo una motivazione, cerchiamo di stimolare questo motore importantissimo, che poi attraverso la competizione viene esaltato e acquista un obiettivo, e questo obiettivo permette al detenuto di scuotersi e di risvegliarsi un attimo. Quello che sempre mi fa, insomma, specie del calcio, come dicevi, non entra nei propri mentali, è anche complicato poi averci a che fare spesso e volentieri quando i volontari, immagino, insomma, si devono togliere di dosso da pregiudizi, paure, quel
quell'innata voglia di chiunque noi di giudicare il prossimo che è molto complicata da levare. Come si fa, Toma, tu che sono ormai anni che lavori con loro? Ma io devo dire, il mio input l'ho avuto da Guido Galli, che è stato mio insegnante. E mi ricordo, lui ha seminato qualche cosa in me che allora non avevo capito. Anni dopo ho capito cosa voleva dire. Lui voleva dire che il detenuto è un essere umano, che ha emozioni, che ha sentimenti, che ha una personalità e, come si dice tanto spesso oggi, il detenuto, cioè il colpevole, non è il reato che ha commesso. Io mi rendo conto che per lavorare come lavoro io, un po' dobbiamo dimenticarci delle vittime. Esistono anche le vittime. Ogni tanto ci pensiamo e ci rendiamo conto della loro sofferenza, ci rendiamo conto di quello che è stato fatto loro e che loro non possono forse vedere le cose come le vediamo noi. Per noi, come già detto, è importante il recupero sociale per vari motivi. Per il cittadino medio è comodo, non pensarci. Quel cittadino medio che magari ha bevuto un paio di bicchieri in più, si è messo al volante, però gli è andata bene. O ha litigato con la moglie, ubriaco, e non l'ha fatta fuori, gli è andata bene. Altri non sono stati tanto fortunati, adesso sono in carcere. Quindi bisogna pensarci un attimo, bisogna riuscire a vederle veramente come persone. E poi è chiaro che non sono tutti uguali, non tutti i reati sono uguali. Questo ce ne rendiamo conto anche noi, e come dico sempre, non possiamo salvarli tutti, ma ci dobbiamo provare. Infatti voi non avete, diciamo, selezione all'ingresso quando fate le No, iniziative, avete di tutto, mi abbiamo di dicevi. tutto, abbiamo personaggi, per così dire, grandi mafiosi, come abbiamo i ladri di polli che sono dentro quasi per Proprio quasi, sbaglio. sì, proprio per sfortuna, diciamo, Ecco, e quasi. qualcuno anche innocente Ah, abbiamo, sì. qualcuno che proprio è quasi palese che sia. Sì, Insomma, agli ordini quindi. iniziali, ahimè. Sibyl, davvero, ricordiamo però che adesso insomma il concorso sta per concludersi, giusto? Noi abbiamo già chiuso scrittori dentro e siamo in Ok, fase di editing, quindi la perfetto. nostra Giulia sta lavorando fortemente per mettere insieme editor, autori, avanti e indietro con la posta o con l'email dove è possibile. È chiuso anche Cuochi Dentro, quindi le ultime ricette sono arrivate, adesso le stiamo preparando per la giuria, facciamo la prima selezione perché mandare a uno chef 160 ricette gli viene male, quindi facciamo una prima selezione. E l'ultimo a chiudere è i Pittori Dentro. Ok. Il 10 di luglio chiuderà anche Pittori Dentro, si riunirà la giuria, quest'anno saremo un po' più di corsa perché dobbiamo preparare tutto per Matera. Leggero, sono arrivate circa 1.000 cartoline sulla pella nail art, Sì, giusto? sono un Quest'anno. migliaio di cartoline Wow. quest'anno, Grande se non lavoro di più. Grande per i giurati. lavoro perché chi li riceve le deve scannerizzare, e poi vanno tutte raccolte, vanno tutte archiviate in un certo modo. E poi le prepareremo per la mostra. La mostra vengono vendute. Dacci le coordinate per seguirvi sui social, sul sito internet, come possiamo fare per seguirvi, anche magari proprio darvi una mano, appunto, so che, come dicevi, siete sempre alla ricerca di volontari. Sì, sempre alla ricerca dei volontari. Noi facciamo tutto su base di volontariato esclusivamente. Ci trovate sotto artistidentro.com. Facebook, Artisti Dentro, e credo che siamo anche su Instagram, sempre Artisti Dentro. E poi sono E tutte le informazioni lì appunto su come fare, poi semmai se vogliamo avere una mano sì, e vedere anche i bellissimi lavori che appunto sì. sono arrivati quest'anno. Sì, siamo in chiusura. Grazie
Io ti ringrazio davvero tantissimo per stare qui con noi, complimenti davvero per quello che fate, siamo curiosi di sapere poi chi vincerà questo, quindi Artisti dentro 2019, poi ti dice giornata e a settembre la mostra di Matera, chissà che insomma, bella mostra della Formica, insomma, Sì, Matera poi questo importante, anno sì. capitale europea della cultura, quindi insomma davvero davvero grazie mille a Sibyl von der Schulenburg, presidente degli artisti dentro Onlus, grazie mille davvero e complimenti per il lavoro che fate. Grazie, grazie a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, Good Morning Milano ritorna domani, sempre qui, scusate, ritorna lunedì, sempre qui, o meglio, lunedì saremo in diretta da Piazza Gae Aulenti perché seguiremo la votazione del CIO per sapere se queste famose Olimpiadi 2026 arriveranno a Milano oppure no. Quindi ci vediamo lunedì in diretta da Piazza Gae Aulenti. Grazie mille, arrivederci e a presto.